Grazie del complimento! Detto da te un complimento! Allora com'è andato lo spettacolo, signori? Vi sono piaciuti i reclusi? Sono stati di vostro gradimento? I bambini si sono divertiti? È un vero peccato. La prossima volta spendete soldi per fare qualcosa di più costruttivo. Siamo davvero fedeli alle nostre idee, caro signore. Cerchiamo di dare voce a chi non ha voce, agli individui che sono rinchiusi in quella gabbia adesso. Infatti ci rimarranno fino a domani rinchiusi in quella gabbia. Perché dice la verità. Non avranno la minima possibilità di uscirne e di terminare un pezzettino delle loro vite. Perché la gente come te è disponibile a dargli soldi, a farli continuare in questa farsa, la farsa del circo Medrano e del circo degli animali, uno spettacolo fondato sulla sofferenza, uno spettacolo che in qualche modo ha indotto poche decine di voi, poche decine di grossetani insensibili alla sofferenza dei più deboli, di venire qui e buttare via i loro soldi. Complimenti. Questi starà qui fino a che non ti smetteranno. Vergogna, Circo Medrano! Ricordatevi di Grosseto, non ci tornate in questa piazza! Che già la cittadinanza, quella più sveglia, quella più attenta, quella che ci tiene all'educazione dei propri figli, si è guardata bene di venire qui stasera, a differenza invece delle poche decine di persone che sono entrate qui dentro e si sono deliziate nel vedere come si trattano gli esseri viventi inermi che non si possono difendere. Siete contenti che adesso se ne tornano tutte nelle loro gabbie, eh? Voi ve ne tornate a casa al caldo con la vostra famiglia, vostri figli, eccetera. Loro di nuovo in prigione per le prossime 20 ore. L'ultimo spettacolo di domani, lunedì 27 febbraio 2012 a Grosseto. In quell'occasione gli animali usciranno per qualche tempo per deliziare i pochi di voi insensibili al loro pianto. E poi torneranno di nuovo in gabbia e verranno trasportati altrove, in qualche altro posto, per intrattenere la gente come voi, che ancora non ha capito, o che forse ha capito ma non gliene frega niente. Il circo è soltanto sofferenza, crudeltà e imposizione della volontà dell'essere umano dominatore sui più deboli, l'avete visto con i vostri occhi. Magari i bambini hanno pianto e se ne volevano andare, magari li avete portati qui contro la loro volontà. Magari la prossima volta programmerete meglio la vostra vita familiare, sicuramente investendo il vostro tempo e risorse in qualcosa di più educativo. Portateli di giorno a vedere gli animali come stanno rinchiusi in gabbia, uno sopra l'altro. Informatevi su come vengono addestrati questi animali. Datevi un briciolo di siamo. Hai dato 80 euro al circo degli animali, vergognati. Quegli 80 euro servivano per i cani di Grosseto, abbandonati dalla gente insensibile come te. Spero che questa sia l'ultima volta che trascinate i vostri figli a vedere questo schifo. Spero che l'abuso sugli animali che si consuma ogni giorno nelle gabbie e nelle arene dei circhi
a opera dei circensi abbia soddisfatto la vostra sete. No, comunque loro sono dei la vostra volontà. E sono dei grossi lavoratori e sono al di là. La vostra volontà di affermazione sui più deboli. Ma certo che noi sosteniamo il circo senza animali, ci mancherebbe altro. Il circo dove le persone operano ed utilizzano le proprie competenze per intrattenere e per divertire altre persone. Ma quando questo viene fatto alla spesa di esseri viventi, noi non lo condoniamo. E siamo qui stasera a rappresentare la città di Grosseto, che in qualche modo ripudia queste farse, questi spettacoli fondati sulla crudeltà. Vi siete divertiti, bravi, avete speso bene i vostri 20 euro a testa. Speriamo che i vostri figli non subiscano la violenza a scuola, agli asili, per le strade, tale quale viene esercitata ogni giorno sugli animali prigionieri, animali che adesso tornano nelle loro gabbie, non ce lo dimentichiamo. Voi tornate a casa vostra, con le vostre famiglie. Bravi, bravi, bravi. Naturalmente non vi stimiamo per niente, speriamo soltanto che la prossima volta ci pensiate due volte a venire a buttare via i vostri soldi per vedere questo tipo di spettacoli, per vedere la crudeltà e la sofferenza dei circhi applicata su degli esseri viventi che nulla vi hanno fatto, per contrariarvi, nulla vi hanno fatto, per meritare il trattamento che ricevono dai circensi, sovvenzionati da coloro i quali, tali siete voi, che sono disposti a venire qua e pagare un biglietto per vedere questa vergogna. E allora diciamo vergogna al Circo Medrano, vergogna, 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 vergogna per essere insensibili alla sofferenza e al pianto degli animali. Vergogna per aver deciso di portare i vostri figli in un posto simile. Vergogna a tutti coloro che permettono a questo tipo di spettacoli, di assembramenti, di sceneggiate, di potersi attuare, di poter rappresentare un momento di coesione in qualche modo che porti insieme qualche decina di individualità e di famiglie che non hanno evidentemente niente di meglio da fare che venire a godersi lo spettacolo del dolore dal vivo nelle arene. Bambini, gli animali soffrono! Andatevene via, domani andate via, stendate, non tornate mai più a Grosseto! A Grosseto andatevi di noi, saremo sempre qui! Quando la feccia dei circensi arriva con le proprie gabbie, le proprie fruste, i loro bastoni, i loro buffi apparati di costrizione. I circensi dovrebbero spiegare come vengono fatti gli addestramenti. Spiegatecelo! Mi vengono addestrati i vostri animali per fare quei giochini. Come fanno? Come fanno? Spiegateglielo al pubblico come li addestrate gli animali, come li obbligate a fare quello che volete. Mi vengono torturati. Naturalmente non lo fate perché sarebbe contro il vostro interesse. Allora Circo Medrano, ricordati di noi. Siamo la voce degli animali oppressi, la voce di chi non ha voce, la voce degli esseri viventi senzienti, a cui è negata una vita, a cui è negata la capacità di autodeterminarsi, perché devono vivere in gabbia, perché devono generare un profitto per la gente come voi. Vengono strumentalizzati, resi schiavi, nel divertimento di chi poi? Il circo degli animali è solo schiavitù. I vostri lustrini, le vostre luci, le vostre foto truccate, i vostri pagliacci non possono cambiare la realtà.